Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio nell'Hero Colosseum. Oggi, ragazzuoli, nuove classificate con un nuovo deck. Ma prima di iniziare, lasciate un bel pollicione all'insù per supportare questi video. Grazie mille. Il nuovo deck, signori, è il seguente. Bam! Videl che è atomica. Kid Buu che attacca tutta la colonna frontale. Fu che è una bestia incredibile, Veget che attacca anche lui tutta la colonna e il Broly canonico, quello con più vita e meno attacco. Purtroppo ragazzi ce l'ho a livello 60 perché non ho abbastanza chip per fare il Limit Break. Ora, molti di voi si staranno chiedendo come si ottengono questi chip. Il metodo più veloce è quello di scartare le miniature, come facevamo prima. Purtroppo ragazzi, come vi ho già detto più e più volte, non ho intenzione di spendere più un euro in questo gioco, considerando che la Bandai mi ha letteralmente preso in giro, perché io, regà, dopo aver speso tutti quei soldi mi sono ritrovato persone che non hanno speso soldi ma hanno solo hackerato l'account. Raggio 52, no, 592 goffo. Lasciatemi indovinare, è un italiano? Immagino di sì. Forza Juve, a posto. Ok, ho capito tutto, bene. E che volevo dirvi, raga? Niente, sto aspettando il nuovo DLC. Appena esce il nuovo DLC, mi fiondo lì e provo a trovare qualche nuova miniatura da scartare per poi fare ulteriori limit break. Vediamo come se la caverà questo deck. Io l'ho provato ieri sera un paio di volte e tra l'altro ho fatto aumentare anche il mio livello del maestro. Di poco, però ci ho perso un po' di tempo. Vorrei tornare competitivo in questo gioco, ma raga, è davvero difficile. È difficile perché è diventato ingiocabile più che altro. Ora io spero che Lorenzo sia un giocatore onesto e che quindi possa darci qualche soddisfazione. Vediamo. Wow, che gran bel deck, compà. Gran bel deck. 1 su 10, perfetto. Oh, almeno Lorenzo è un ragazzo onesto. Jiren, secondo me, lui non lo giocherà mai da solo. Vabbè, Junior centrale ce lo mette al 100%. Junior centrale ce lo va a mettere. Il problema è proprio questo Whiz. Io potrei anche fare così e provare a fargli fuori Whiz. Però secondo me la cosa più difficile e terribile è questa. È proprio questa. I Kefla e Junior davanti. Questi sono veramente micidiali. Allora, intanto gli togliamo la difesa e la velocità. Attacchiamo tutta la colonna. Lui anche attaccherebbe tutta la colonna, ma... velocità. Vai. Pompiamo i danni. Pompiamo anche la velocità. E vai così. Ora io non ho letto le abilità. Purtroppo mi sono dimenticato. Le sue abilità non le ho lette. Lui vuole attaccare per secondo. Ho capito. Si potenzia, immagino, vero? Ok, è praticamente il deck che avevamo creato noi. È la fotocopia del nostro deck. Vabbè, oramai, regà, col fatto che abbiamo portato noi in Italia l'Hero Colosseum, i deck sono sempre quelli. Cioè, sono deck copiati appunto da me. Ora, Kid Buu, io non so quanto possa fare tu, però... un bonus? Bravissimo, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Non è male, non è male. Buonissimo! Buonissimo Kefla morta, buonissimo! Perché Junior non ci farà mai tutto quel male da metterci in difficoltà. Molto molto buono, molto molto buono. Vabbè, Whiz contro Veget ci fa una sonora Beh, oddio. Kid Buu, devi resistere. Vabbè, 5000 non me li puoi togliere, dai. Vabbè, dai. Oh. Andiamo. Che mi toglieva 5000 Junior, non lo so, sbracavo il green screen, facevo uno strappo. Molto bene, molto bene. Molto, molto bene. Allora, lui, Junior centrale, ce lo tiene.
Io lo so per certo. E dietro a Junior sono strasicuro che lui andrà a mettere il Goku Ultra Istinto. Oppure potrebbe fare... Potrebbe mettere il Jiren dietro Whis. Però mettere Jiren dietro Whis, lui dice, vabbè, tanto come fa a uccidermelo? Non me lo può uccidere. Non me lo può uccidere, pensa lui, perché dice... Come fa? Però se io mettessi Videl, già la situazione potrebbe cambiare. È anche vero però che Fu secondo me è un po' più ignorantello. Fu è un po' più ignorantello. Mezzerà il valore e attacca gli avversari in ultima fila. Proprio come immaginavo. Esattamente come immaginavo. Perfetto. Perfetto. Tutto secondo i piani. Se avessi lasciato Veget e messo Videl lì davanti, avremmo fatto una giocata micidiale. Ma anche questa è un'ottima giocata. Molto bene. Poi io non mi voglio nascondere dietro un dito, ragazzi. Questo deck io l'ho visto online. Io mentre faccio delle ricerche e paragono i vari deck, ho trovato questo qui. E ho detto, ma sai che c'è? Adesso lo provo, vediamo come si comporta. E al momento si sta comportando molto molto bene. Devo dire molto molto bene, niente male. E non abbiamo avuto bisogno di Broly fino ad ora, eh. Vabbè, Videl che spacca Junior ci sta. Buonissimo che Kid Buu va frontale. Va diretta, però c'è la protezione. Buono Fu, buonissimo, dritto sul Goku. Vabbè, vabbè. Perderemo Fu. Fu lo perdiamo. Fu lo perdiamo perché lo perdiamo. Bonus. Bravissimo Kid Buu. Ok. Gli ho tolto poco perché ancora aveva la protezione. Infatti dovevo metterlo di là. Pazienza, pazienza. Va bene lo stesso. Tanto adesso penso di capire come giocherà nel prossimo turno lui. Porca miseria. Porca miseria. Io spero che non me lo uccida. E invece sì. E mi prendo un attacco diretto di Goku Super Saiyan God. Non bonus, quindi questo è già un ottimo traguardo. Non importa, non faccio io l'attacco supremo come non lo fai nemmeno tu. Allora, lui lo va a giocare sicuramente. Adesso rimane da capire dove va a mettere il Goku Ultra Istinto. Io mi dovrei riparare da tutti i lati. Io mi dovrei riparare da tutti i lati. Però potrei mettere Videl qui. Gogeta qua. Però questo c'ha 7500, regà. 7500 sono tanti. 7500 sono tanti danni. Sono molti danni. Questo di lancio lo posso mettere. Andiamo così. Allora, io vi direi estremamente buono. Estremamente buono. Perché almeno Broly può attaccare i due frontali. Vai, proviamo così. Buono aver lasciato Kid Buu lì, eh. È stata una buona mossa. Mi dispiace che purtroppo quel Broly non è a livello massimo. Questo è un gran peccato. Devo attaccare per primo. Devo attaccare assolutamente per primo. Va bene, va bene, va bene. Potenziati pure la difesa. A noi non interessa, perché ora Kid Buu, signori, farà tanti di quei danni che voi non avete minimamente idea. Boom. E attacco bonus. Bravissima, Videl. Brava. Molto brava. Non lo abbiamo ucciso. Non fa niente. Kid Buu, devi spaccarli tu. E zacht! Bonus! Mamma mia! Vabbè, signori, Kid Buu. Kid Buu MVP. MVP. Pazzesco. Bam! E adesso conclude Broly.
E adesso va a concludere Broly. Lo prendiamo per le gambine e bam 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 bam, come un tamburo. Vai, vai, ma massacralo, Sì, sì, ce la portiamo a casa sta partita. Vedete, raga, comunque, a livello strategico, vabbè, siamo abbastanza bravi. E vedete che comunque, quando andiamo ad affrontare delle persone che non sono hacker, ma che sono persone oneste, vinciamo! Perfetto, siamo tornati nella lobby. Non faremo un'altra partita perché altrimenti verrebbe un video troppo lungo. Io però voglio fare i complimenti all'avversario che abbiamo appena sfidato, perché tutti quei punti che aveva se li è sudati sul campo, proprio come noi. In questo caso abbiamo vinto, ma regà, non è importante, perché qui vince lo sport, vince l'onestà. E noi eravamo due avversari onesti. Lorenzo, probabilmente mi stai guardando, complimenti, tanta roba. Signori, questo era soltanto uno dei tanti nuovi deck che ho in mente per voi. Nel prossimo video lo andremo a riutilizzare e voi lo vedrete sempre e solo qui, su Tuberanza. Ciao!